Per la rappresentanza istituzionale del Comune di Casalmaggiore e della comunità di Sburla La Roda riceva la pergamena il sindaco Filippo Bongiovanni e il presidente Damiano Chiarini. Una spinta arrivata anche da Fossa Caprara, quella che è servita per far ottenere ai giochi di strade della tradizione sotto l'egida del Tocatì, il più importante festival a tema organizzato a Verona, che nella città scaligera tornerà dal 14 al 17 settembre, il riconoscimento UNESCO con l'iscrizione nel registro del patrimonio culturale immateriale. Proprio Fossa Caprara, con Damiano Chiarini e Stefano Donzelli dell'associazione Oltrefosse, col sindaco di Casalmaggiore, di cui Fossa Caprara è frazione, Filippo Bongiovanni, sono stati a Roma martedì in sala Spadolini, ospiti del Ministero della Cultura italiano. Sono state consegnate le pergamene che certificano appunto l'avvenuta iscrizione nel registro UNESCO. Il Tocatì, con tutti i giochi che racchiude e rappresenta, è il 17° elemento italiano inserito nella lista UNESCO lo scorso 1° dicembre al termine di una candidatura multinazionale. Oltre a Sburla La Roda sono stati consegnati riconoscimenti ad altri 5 giochi della tradizione, molti dei quali già gemellati con Oltrefossa, ovvero Fiod La Lippa di Mede, Padova, La Morra di Barbariga, Le Bisse di Desenzano del Garda, il Pirlì di Gaverina Terme e la Bala Crela di Gianico. Si tratta delle 6 comunità che erano state inserite dalla Regione Lombardia nel dossier della candidatura. Elena Sinibaldi, coordinatore per la Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale nazionale del Ministero della Cultura, ha sottolineato cosa significhi questo passaggio. Le sue parole ci ricordano quanto effettivamente nei piccoli borghi, in quei paesi, in quelle strade, in quegli angoli appunto della nostra bellissima Italia, di tutti i paesi assolutamente anche presenti qui, ci siano veramente quasi, no, degli scrigni di conoscenza che meritano assolutamente di poter essere illuminati e scoperti. Per Fossa Caprara Oltrefosse, dopo 23 anni di sagra, un salto di qualità che riconosce alla comunità ludica un valore davvero internazionale.